Innanzitutto bisognerebbe che la politica, diciamo, si confrontasse anche con i minori operatori, non soltanto con i maggiori, perché a volte, le idee vengono anche dai più piccoli, non soltanto dai più grandi o dalle multinazionali. Ma questo vedo che è assolutamente impossibile. Ripeto, come già detto prima, abbiamo invitato più volte la parte politica, a partire dal presidente Zingaretti, all'assessore Civita, ma non ci hanno mai né convocato né raggiunto presso i nostri impianti. Dunque, credo che questa regione sia estremamente carente da un punto di vista di impiantistica e che chi gestisce a partire dalla Regione Lazio agli organi di controllo questo confronto assolutamente lo teme, perché evidentemente non ha voluto mai recepire in nessun modo le nostre missioni.